Benvenuti a bordo, ragazzi! Questo è il nostro primo vlog. E oggi vi racconteremo un po' di noi e di come condividiamo la nostra passione per i viaggi. Pronti? Si parte! Iniziamo subito a precisare che non siamo amanti del vlog, perché siamo più tipi da dietro la telecamera. Ma ci andava di raccontarvi un po' di noi. Siamo una coppia di Salerno. Io sono Piff. E io sono Manu. E da qualche anno siamo Wonder and Travel. Condividiamo la nostra passione sui social. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e il link in descrizione trovate i nostri profili Facebook e Instagram. L'idea di Wonder and Travel è nata nel lontano 2018. Lontano, sono 2 anni, siamo nel 2020. Abbiamo preso le nostre passioni più grandi, ovvero quella di fare viaggi e quella di fare video, ed è così che prende vita Wonder and Travel. Scegliere il nome del canale è stato un po' difficile, anche perché avevamo molte idee in testa. Alla fine però Wonder and Travel ha vinto. Vi spieghiamo perché. Sono sempre stata affascinata dalla parola Wanderlust, che deriva dal tedesco e significa appunto voglia di viaggiare. Da questa parola abbiamo estratto wonder e così gli abbiamo aggiunto travel, che è appunto la nostra passione, quindi siamo diventati Wonder and Travel, ovvero girovagare, wonder, e travel, viaggiare. Il nostro primo viaggio è stato Corfù nel 2016. Stavolta puoi dire lontano, sì, perché sono passati un po' di anni. 4 anni fa, ora sì, un e po' più lontano. Non eravamo ancora Wonder and Travel, infatti non avevamo chissà che attrezzatura, cioè non avevamo proprio attrezzatura, avevamo cioè giusto i cellulari. È stato un viaggio davvero speciale, anche perché appunto è stato il nostro primo viaggio insieme. È stato divertente e avventuroso allo stesso momento. Abbiamo noleggiato una macchina, abbiamo fatto dei tour, insomma l'abbiamo un po' girata, ma è stata davvero bella. Corfù è una meta molto gettonata. Sì, molto gettonata e anche facile da raggiungere dall'Italia. Quindi diciamo che per chi vorrebbe iniziare a viaggiare, intraprendere questo mondo di viaggi, consigliamo come meta per iniziare Corfù. Sì, Corfù ci è piaciuta veramente molto. Insomma la Grecia in generale. Esatto. Altre mete estere, abbiamo l'Indonesia con le isole Gili, che sono veramente fantastiche, ragazzi. Siamo stati lì una settimana, ve la consigliamo, oltre Corfù, perché anche questa è una meta abbastanza economica, un po' più lontana dall'Italia, però ne vale la pena. Sì, davvero ne vale la pena. Noi siamo partiti dall'Australia, quindi abbiamo fatto un volo che dall'Australia siamo arrivati lì in Indonesia circa 6 ore. Sono 6 ore, sì, ore da Melbourne, però parlano da Melbourne, che è a sud dell'Australia. Mentre per quanto riguarda il suolo italiano, dove siamo stati? A partire dal sud abbiamo fatto la Calabria come prima meta. Bellissimo. Precisamente siamo stati a Tropea, anzi precisamente siamo stati a Marina di Mancaversa. Un paesino. No, è praticamente un po' più decentrato, ma non è lontano dal mare, cioè ci mettevamo forse 10 minuti di macchina. Sì, era abbastanza vicino dal mare, solo che è una zona forse un po' meno conosciuta e quindi molto più tranquilla, perché sotto casa praticamente c'era la zona di Grotticelle, dove siamo stati molto bene, per non parlare della Puglia, che è stata talmente bella, ci ha talmente affascinato che ci siamo ritornati per una seconda volta. Due volte ci siamo stati. Un anno abbiamo fatto il lato del Mar Ionio e l'altro anno abbiamo deciso di fare il Mar Adriatico. Come posto abbiamo visto praticamente quasi tutta la Puglia. Sì, perché noi prediligiamo appunto le case vacanza proprio per questo, perché abbiamo più libertà e possiamo spostarci molto più liberamente. Quindi ci siamo spostati, abbiamo visto varie località, abbiamo visto Bari, abbiamo visto Lecce. Che cosa abbiamo visto più? Taranto. Otranto, bellissima, Ostuni, la città bianca, insomma. Ciao ragazzi. C'è da fare. Dovete andare in Puglia, perché veramente è, secondo me, sono sincera, è forse la regione più bella dell'Italia. Sì. Ovviamente non ci siamo fatti mancare il nord Italia. Abbiamo visto Savona, Genova, Torino, la Svizzera toccata per un attimo. Sì, l'abbiamo un attimo toccata e giusto il tempo di visitare il San Bernardo. Davvero molto, molto una località bello. Molto bella. Non l'abbiamo beccata con la neve perché era ancora settembre, autunno. Era ancora autunno, quindi faceva freddo ma non eccessivamente, infatti non c'era neve, però ci è piaciuto veramente molto bella.
E poi ancora la straordinaria, magica e galleggiante Venezia, che ci è rimasta veramente nel cuore, vero? Meravigliosa. Bella, ragazzi, veramente bella. È turistica, è molto turistica, infatti. Turisti. A morire, non eravamo nemmeno. Non era neanche alta stagione. Però i turisti a Venezia non sempre, mancano mai, sempre. Mai, mai. Abbiamo visto anche Treviso, ed è stata anche quella molto bellina, un po' sottovalutata perché è anche un'altra tappa da fare. È piccola, ma ha i suoi punti. Per non parlare, ragazzi, di Roma, la capitale, ovviamente abbiamo fatto tappa anche lì, abbiamo fatto un fine settimana ed è stato veramente stupendo. Veramente bellissimo, ragazzi. E lasciando il fatto che comunque per vedere Roma ci vuole più tempo, però noi ci siamo concentrati su, insomma, quelle più famose. Sì, quelle più famose, come la fontana di Trevi, il Colosseo, insomma, il Pantheon. Abbiamo anche mangiato in un ristorante locale, un ristorante tipico. Abbiamo fatto anche un piccolo salto a Napoli, un altro fine settimana che ovviamente è molto semplice da raggiungere. Abbiamo detto da Salerno, cosa facciamo? Andiamo a Napoli. Ci siamo stati forse almeno due volte, una volta in auto e una volta in treno, però ragazzi, senza andare per le lunghe, vi consigliamo di andare col treno. Date quei piedini, perché ragazzi, con la macchina è un caos, come viene descritto e come si vedono nei film, ovunque è così. L'abbiamo visto anche noi. Andate in treno. Andate in treno, assolutamente, è molto meglio. Napoli ha una storia molto 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 antica, ha tanto veramente da raccontare e da mostrarvi. C'è tanto da vedere. Tanto da vedere, sì. Veramente. Noi purtroppo, essendo sempre che non abbiamo molto tempo a disposizione, anche perché per girarla ci vuole, sì. È grande. Abbiamo scelto, come al solito, dei posti e ci siamo mantenuti su quelli. E ovviamente, ragazzi, dove abitiamo noi? A Salerno. Cosa abbiamo noi a Salerno? La costiera amalfitana, che è bellissima. Che fortunatamente possiamo godercela in tutto il suo splendore, poiché ringraziamo papà a... la barchetta. Grazie suocero che ci fa fare i giretti in barca. I suoi tour. Preziosi tour. Grande skipper, ragazzi, veramente bravo. E ci riusciamo a vedere quindi Amalfi, Atrani, Positano, Nerano, che sta quasi alla fine della costiera. L'isola dei Galli. L'isola dei Galli ve la faremo vedere, ma vista dall'alto ha la forma di un delfino. Piccola premessa. Tutti i viaggi citati prima, cioè, hanno un costo, perché giustamente se fai tutti questi viaggi, che si fa? Si lavora. Quindi siamo stati un bel po' a lavorare in Italia. E durante questa fase di stallo, mio cugino ci illumina su questa terra dei canguri, l'Australia. E lui c'è stato qui un anno con il Working Holiday Visa, che è il visto vacanza lavoro. E ha suscitato così in noi questo interesse. La voglia, diciamo. Ragazzi, perché non provare anche noi? Anche perché ce ne ha parlato così bene. Ci sono molte opportunità di lavoro per chi viene qui come noi, che veniamo chiamati backpackers, ovvero ragazzi con lo zaino in spalla. E quindi, sotto il consiglio di mio cugino, decidiamo di partire per l'Australia con il nostro primo Working Holiday Visa. Si vola! Dopo ben 27 ore di volo. Quindi, ragazzi, se volete andare in Australia, pensateci prima bene, perché sono tante tante ore di volo. Ci sono parecchi scali da fare. Noi abbiamo fatto Napoli, Istanbul, Istanbul, Hong Kong e Hong Kong, Melbourne. Abbiamo fatto praticamente quasi tutto il mondo. Quindi finalmente, dopo tutte queste ore di volo, atterriamo a Melbourne. Ci sistemiamo in hotel, cerchiamo un alloggio migliore. Insomma, i primi passi. Sì, riusciamo a trovare anche una macchina molto facilmente. Però ce ne ha fatte passare un po' con la macchina. E quando ce ne ha fatte passare? E poi niente, ci diamo da fare per trovare un lavoro. Abbiamo lavorato in hospitality, abbiamo lavorato per qualche mesetto. E poi quasi subito abbiamo deciso di partire per le farm. Le famose farm. Abbiamo fatto gli 88 giorni un po' sparsi, però ce l'abbiamo fatta. Più di 88, abbiamo fatto praticamente quasi 5 mesi. Perché o si ha la fortuna di trovare un full time e farsi solo 3 mesi precisi precisi, o come noi che abbiamo li trovi sparpagliati. Però non fa niente, fanno solo bene. È un'avventura anche questa. Abbiamo fatto tante farm, ciliegie, prugne, mele, pere. Ci siamo divertiti da un certo punto di vista. A un certo punto, dopo 6 mesi, c'è scaduta la Medicare. Cos'è la Medicare? La Medicare è l'assicurazione sanitaria australiana. Come facciamo a rinnovarla? Possiamo o rinnovarla, oppure, se qualcuno non ha tempo, può semplicemente appoggiarsi a un'altra assicurazione sanitaria pagando. Noi l'abbiamo rinnovata come molti altri, quindi si può tranquillamente uscire dal paese. In realtà basterebbero poche ore fuori, però uno non è che esce un attimino per poche ore fuori dall'Australia. Approfitti, fai una bella vacanza.
noi ne abbiamo approfittato e siamo usciti dall'Australia. Abbiamo scelto l'Indonesia, ovvero le isole Gili, che vi abbiamo prima citato. Che sono fantastiche, ragazzi. Se avete la possibilità di farle, fatele, perché una di queste è la classica isoletta romantica, solitaria. Sperduta. Lì, non c'è rumore. Silenzio, ragazzi, non ci sono macchine, cioè si cammina a piedi. Ci sono solo le biciclette. O i carretti, sì. Sì, su alcune di loro, che sono tre, su alcune di loro ci sono i carretti con i cavalli, ma macchine... Esatto, e noi di queste tre ne abbiamo viste solo due. Gili Meno, che è la mia preferita. E Gili Air, che invece è la mia preferita, che è più turistica. È più turistica. Un'idea di mezzo, invece la mia, proprio, ragazzi, stai là, non c'è nessuno. Quindi, torniamo in Australia, purtroppo, perché le cose belle purtroppo hanno una fine. Lasciamo l'Indonesia, le isole Gili, ci facciamo il rinnovo della Medicare e quindi altri 6 mesi in Australia, e da lì parte l'indecisione. Cosa facciamo ora? Vogliamo restare qui? Vogliamo tornare in Italia? Si sentiva vociferare che in Italia... forse qualcosa era cambiato. Alla fine ci siamo fatti un po' prendere, quindi va bene, prendiamo la decisione, torniamo in Italia. Qualcuno ha pianto che non voleva tornare. Io non volevo tornare in Italia, qualcun altro voleva tornare in Italia. Io purtroppo avevo un po' più l'intenzione di voler tornare e sinceramente ora un po' me ne pento, devo essere sincero. Però alla fine prendiamo la decisione, abbiamo fatto le farm per richiedere un futuro, un secondo working holiday. Approfittiamo. Ritorniamo in Italia. La situazione, ragazzi, è uguale, ovviamente. Non è cambiato nulla. Sconsolati e depressi. Senza come perdere ormai altro tempo, il nostro primo pensiero, no, torniamo in Australia. Però prima di tornare in Australia decidiamo di mettere qualche altra cosa da parte, quindi troviamo un lavoro e lavoriamo per un po'. E si sulle lavora. Maniche. E si lavora ancora. E si lavora. Quindi, dopo questi mesetti di lavoro, richiediamo il visto, rifacciamo ancora una volta i biglietti. Secondo working holiday. E si riparte sempre a settembre, perché ci piace partire a settembre, cioè, dobbiamo essere sinceri, non so perché ci piace settembre, è il nostro mese preferito. Forse perché settembre, una volta arrivati a Melbourne, andiamo incontro all'estate, forse esatto. Proprio per quello. Quindi diciamo che è un buon momento per partire, perché anche sì, se fa ancora un po' freddino, andiamo incontro all'estate, ma settembre fa ancora un po' freddino a Melbourne. Stavolta però partiamo con un'altra idea. Eccolo qua, questa cosa c'è qui dietro. Cookie, il nostro caro Van. Sì, perché stavolta ci siamo detti basta macchine, perché vogliamo fare un viaggio come si deve per l'Australia e vederci tutti i posti possibili e immaginabili. Come possiamo farlo? Col van, col nostro caro van. E quindi l'abbiamo trovato già abbastanza pronto, quasi totalmente camperizzato, abbiamo fatto giusto qualche modifica. Abbiamo portato qualche modifica che qualcosa non ci piaceva, diciamo, tanto. L'abbiamo migliorato più che altro. L'abbiamo migliorato, sì. E dopo 5 mesi di lavoro decidiamo di partire, data 1 marzo. Il nostro giorno per partire con il caro van. Andiamo verso il New South Wales, ci facciamo interamente il New South Wales con calma, diciamo così. Speriamo che abbiate visto i nostri video postati le settimane scorse. E ora siamo qui in Queensland, abbiamo visto qualcosina. Ora purtroppo siamo fermi, sapete il perché, c'è il coronavirus, ma questo ne parleremo poi in un altro video. Per ora sappiate che siamo qui in un caravan park, fermi, aspettando che le cose migliorino. Cominceremo probabilmente una farm nelle prossime settimane, sperando che la situazione si sblocchi il prima possibile per poter continuare a farvi vedere le meraviglie di questa terra. Anche perché ci ha bloccati sul più bello. Purtroppo siamo rimasti sì. Male. Non ci pensiamo. Ci vediamo nel prossimo vlog, che vi parleremo dove viviamo. Facciamo un piccolo tour nella nostra casetta. Nella nostra casa e di come passiamo le giornate. Quindi ragazzi, al prossimo vlog! Siamo... ci eravamo stati vicino all'obiettivo. Che cos'è? Adriana!